Noi inizieremo questo incontro cercando di farvi conoscere in molta sintesi quella che è la figura di Lina Merlin attraverso un video che ne tratteggia alcuni passaggi salienti, che poi ci verranno meglio illustrati dalle nostre due amiche relatrici, Anna Maria e Paola. Quello che volevo fare, che è molto e credo che condividano le donne a questo tavolo, è anche fare un ricordo alla nipote di Lina Merlin, Franca Conso Travaglia, che è recentemente scomparsa e che proprio in questi giorni, senza la sua determinazione a far conoscere la figura di Lina Merlin, che è troppo spesso è dimenticata, non saremmo qui noi, non sarebbe nato il comitato Lina Merlin, quindi le dobbiamo molto. Mi pare doveroso, insomma, attribuirle un saluto speciale adesso che se n'è andata, e vi prego di unirvi a me in questo momento di saluto per Franca Conso, e poi potremo subito partire con il video su Lina Merlin. Si capisce che avevo delle idee umane, ecco, anche per questo fatto. Forse i miei familiari erano molto umani, non erano però molto di chiesa, i miei. Io invece, per varie ragioni, avevo studiato nel collegio delle Canossiane a Chioggia, monache molto aperte, e che mi avevano abituato a considerare quelli che non avevano nulla come dei fratelli che bisognava aiutare. E lei che cosa, qual è stato il suo apporto? Ricorda qualcosa? C'è un qualche articolo dove c'è qualcosa di suo? L'articolo 3. Cosa dice l'articolo 3? Mi scusi. Dunque, guardi che adesso non so come si chiamasse Più o prima, aveva meno, un sì. altro numero. Era dell'uguaglianza di cittadini di fronte alla legge. Allora c'è stato questo. Quando qualcuno aveva proposto, il presidente della commissione aveva proposto questo: tutti i cittadini della Repubblica sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di censo, insomma di religione, eccetera, Sì. tutte quelle belle cose. E allora io proposi questo: mettete anche senza distinzione di sesso. Allora qualcuno rispose: ah, si intende quando si dice cittadini, si intende tutti i cittadini, anche le donne? No. Dico, perché nella proclamazione dei diritti dell'uomo fatta dalla Rivoluzione francese c'era precisamente questa clausola, vero? Come dite voi, così precisa. Però, fino a pochi anni fa, c'è stata sempre una differenza. Di averla conosciuta in una circostanza un po' particolare, tanti anni fa, ad Adria, durante l'alluvione, nel 1900. 151, e fu nel novembre. Nel novembre, lei portava un paio di stivaloni, ricordo, era in municipio, mi Sì, pare. era in municipio. Gli stivaloni me li aveva fatti venire l'allora colonnello, perché potevo camminare anche dove l'acqua era bassa. Era la più bassa, era 45 centimetri, la più alta ad Adria 6,25. Non voglio che si dica Merlin. Perché non vuole avere. Ma non me ne importa niente, perché è una legge che è dell'Italia, è vero? E allora dice, direi la legge del numero 75. Prendiamo la Bibbia. Adesso io parlo, forse siete credenti, ma anche se non lo foste, la Bibbia è un grande libro. È una storia, è vero. Che possa essere una storia romanzata, io non lo so, io non sono in grado di poterlo giudicare. Comunque prendiamo che cosa dice. Gli uomini erano corrotti, badi al principio dell'umanità, E teniamoci, comincia corrotti, con un delitto la Sodoma, storia. Gomorra, eccetera, eccetera. E allora Iddio manda il diluvio. È vero, si sommerge tutto il mondo e rimane il giusto Noè con i suoi figli. Dopo poco tempo tornano a peccare ancora. Tanto che Iddio ha sentito il bisogno di mandare fra lampi e tuoni, è vero, la legge famosa.
il decalogo. Il decalogo. L'articolo sesto, non fornicare. Articolo nono, non desiderare la donna ad altri. Mi dica da allora in poi, ed è stato dettato da Dio, quanti uomini e quante donne hanno peccato contro questo comandamento. E vuole che pensassi io, povera senatricetta Merlin, di far cessare la prostituzione. Ma neanche per sogno, sarebbe una follia. Il suo obiettivo era evidentemente il mio obiettivo limitato. Era semplicemente limitato, perché la legge dello Stato non deve tollerare il traffico della donna. Certamente la Merlin non ha poi fruito della memoria a cui avrebbe avuto diritto. Io credo, ripeto, che la sua attualità c'è ancora oggi e l'unico modo per non consegnarla solo alla storia e di continuarne a parlare. Che poi voi donne giovani siete diventate perché alle spalle ci sono state le donne così. I miei familiari mi chiamano con mio nome, Rina. Gli altri mi chiamano o senatrice o signora. Preferisco signora.